Siamo nel ristorante Pier 52, un luogo di peccato. Lei sa che lei ci obbliga a peccare qui. Quello della gola è uno dei 7 peccati capitali che noi stiamo cercando di convincere le autorità religiose a eliminarlo, perché non è un peccato. Assolutamente no. La convivialità è un momento della vita, non reale, no? Tutti noi abbiamo bisogno di mangiare bene e soprattutto di non essere presi in giro, quindi mangiare qualcosa di veramente buono, di selezionato, a prezzi accessibili, no? Quindi la sfida del Pier 52 è quella di dare da mangiare una cucina professionale comprensibile ad alto livello, no? Con prodotti eccellenti. E che il cliente si alzi e non venga derubato, no? Che è la cosa importantissima. Il Maurizio Vaglia da anni fa arrivare a Milano, in Italia, il meglio del cibo nel mondo. Esattamente, cioè, sempre, soprattutto partiamo dall'Italia, no? Perché il nostro paese lo sentiamo molto, e chiaramente l'alimentare si tratta in Francia, in Belgio, in Spagna. Noi abbiamo rapporti di rete importantissimi con questi produttori di eccellenze, il grande baccalà, le grandi tapas ben lavorate o semi lavorate dagli spagnoli, il grande pata nera, eccetera, eccetera. Veramente tantissimo, più di 800 prodotti alimentari selezionati, no? Che cerchiamo di proporre a... Allora, poi c'è questo hobby, questa voglia di far conoscere anche al gourmet, anche a chi ama, no? E che vuole scoprire qualcosa di comprensibile, perché anche la cucina bisogna renderla comprensibile, semplice. I pensieri paracucchiani, no? La cucina o paracucchiana o marchesiana, no? E poi l'ideale qui è sempre bello, è sempre straordinario mangiare qui al Pier 52, ma a cominciare da settembre. Ne faremo delle di potenti, essendo io uno specialista di tartufi. Questo è il locale dove si mangeranno i tartufi in un modo splendido, anche un po' classico e alternativo. È in modo accessibile, non sempre questo è il tema, no? Il modo non accessibile. Fare un leasing, non fare un leasing per invitare 4 amici a mangiare, no? L'anno scorso a quanto sono arrivati i tartufi? L'anno scorso è stata un'altra straordinaria, per cui i prezzi sono stati molto buoni, no? Quanto costavano? Fluttuano, no? Quindi da all'ingrosso, parliamo di ingrosso, dalle 800 euro al chilo, i piccolini, fino al massimo di 3.000 euro al chilo, quando i prezzi, per la categoria su, quando i prezzi erano molto, molto elevati. Però non è la regola. Quale spirito è nato il Pier 52? Allora, io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere Eddie, no? Che è maggior azionista, è un ragazzo splendido, ha solo 33 anni, ma ha uno stile, una classe, è semplice, umile, no? E sta sul pezzo, un ragazzo a 33 anni che sa stare sul pezzo, è maturo, è pronto e mi fa fare bella figura. Cioè, in società, oggi sapete, no? La storia della società, no? È difficile fare delle società, no? Però con lui e con l'altro socio che sta in cucina, no? E sicuramente io sono tranquillo, felice di non essere fregato in primo luogo, no? E di divertirmi. Poi abbiamo lo chef in cucina, Pietro Penna, che è un emergente stupendo, no? Allora, siamo qui, ne abbiamo parlato, ma sarà bene verificare. Sicuramente, andiamo alla verifica. Possiamo incominciare. Verifica io e te, sicuramente, ma invitiamo a far venire, cioè veramente chi ama il cibo di qualità. Pier 52 perché? Perché è un vecchio nome, forse abbiamo sbagliato a mantenerlo, potevamo cambiarlo, no? Però era Caruccio, siamo in via Pier della Francesca 52, vabbè, è più facile ricordarselo, no? L'indirizzo. Ok, allora diamo il via alle danze. Alle danze.